Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio fare questo hair tutorial un po' old style perché ora che ho tagliato i capelli voglio provare a fare qualche pettinatura che non ho mai fatto e in più oggi userò anche un prodotto molto volumizzante che almeno è la prima volta che provo, quindi so che deve essere molto volumizzante, ma vedremo insieme se è vero e quindi posso approfittare e fare qualche hairstyle che con i miei capelli sottili non posso fare, quindi sarà una novità, un esperimento per tutti quanti questo video. Vado ad usare oggi per la prima volta l'IGK shampoo secco, si può trovare da Sephora, questa è la versione first class, ce ne sono diverse di versioni e vi dico che presto su Instagram ci sarà un regalino per voi in questo senso, seguitemi sempre su Instagram, se ancora non lo fate trovate il link qua sotto, mi trovate come nome e cognome. Comunque userò questo che allora si usa teoricamente nei giorni in cui non lavi i capelli, quindi ovviamente è uno shampoo secco, quindi. E io li ho lavati l'altro ieri, quindi dovrei rilavarli domani e oggi è il giorno perfetto. Non so perché, ma i miei capelli alla radice sono sempre molto oleosi e sembrano sporchi già praticamente la sera del giorno in cui li ho lavati. Quindi devo usare sempre lo shampoo secco, lo sapete da anni ormai, anche se teoricamente li lavo anche troppo spesso perché solitamente li lavo un giorno sì un giorno no, ma a volte cerco di farla brava e magari far passare un altro giorno perché li lavo seriamente troppe volte alla settimana e sarebbe meglio non lavarli più di 2-3 volte alla settimana, però per me è difficile, quindi quando ci riesco almeno devo usare uno shampoo secco. Per quanto ne so, questo shampoo dovrebbe assorbire per bene tutto l'olio che sta sulla cute, insomma, quando hai i capelli un pochino più grassi, senza però seccare le punte e il resto del capello, e dovrebbe essere comunque, leggevo qui, dovrebbe essere comunque delicato sulla cute e anche la protezione UV, quindi insomma niente di meglio, vabbè che l'estate sembra che non arrivi mai, quindi, però insomma ci serve sempre, diciamo così. Lo spruzzo un po' a caso in realtà perché in ogni caso riesco a raggiungere tutte le zone sulla cute, visto che non ho tantissimo volume e tantissimi capelli. Ok, massaggio per bene il prodotto. I capelli si sono volumizzati parecchio, anche se sembro una pazza. Fermo la coda in alto e vado a legare i capelli. È incredibile perché sembrano molto più grossi, cioè lo so che evidentemente, probabilmente, per voi non è tantissimo se non avete il mio stesso tipo di capello, però con questo shampoo sembrano molto più grossi, molto più spessi. E poi sempre quando mi attengo al teaser, amo questa spazzola e amo il fatto che sia glitterata. E poi vado leggermente a cotonare i capelli così sono ancora più voluminosi, ragazzi. Raccolgo tutti i capelli più o meno in uno chignon un po' incasinato. Ovviamente fisso il tutto con la lacca perché altrimenti avrei tutti i capelli piccolini, svolazzanti. Piccolo trucchetto che vorrei provare con voi è quello di applicare una polvere lungo la linea dei capelli per farla sembrare più piena e più uniforme, e io uso un fondotinta, non so se sia effettivamente, credo questo sia forse un po' troppo chiaro, provo a stendere un pochino di hula. Ok, che cosa ne dite di questo trucchetto? La vedete la differenza? Io non sono sicura, non mi sembra male, ma non so se vedo tanta differenza sinceramente, boh. Comunque prima pettinatura direi che ci siamo, uno chignon alto un po' incasinato, anche se vorrei avere lo chignon ancora più voluminoso, ma non è possibile con i miei capelli, comunque sì, look numero uno questo. Poi si mira prima, ma in realtà vado a prendere solo la sezione di capelli che sta sopra, vado a fare circa uno chignon come prima, però ovviamente più piccolino. Cotono ancora un po' questa ciocca, creo più o meno il mio chignon, tanto deve essere un po' messy, un po' incasinato, quindi ci sta. Poi lo fisso con le forcine, per aumentare ancora un po' di volume vado a usare un po' dello shampoo secco. Direi che non mi dispiace, vado a liberare magari un paio di ciocche per rendere il tutto un po' più easy. E il risultato finale non mi dispiace affatto, molto easy, potrei riproporla questa pettinatura, facile, veloce da fare, devo solo volumizzare un sacco i capelli e
però carina. Vorrei creare le mie solite onde nei capelli, che mi chiedete sempre in tantissimi come faccio. In realtà è molto semplice, uso sempre la piastra. E stavolta ne useremo una nuova che non ho mai usato, quindi un po' di testing in diretta anche oggi. Vado a bloccare soltanto la parte superiore dei capelli. In realtà non li divido sempre i capelli in due sezioni quando li arriccio, ma siccome stavolta sono super volumizzati per via dello shampoo secco e della lacca, penso che venga meglio se vado a dividerli, così poi avremo delle onde ancora più grosse, ancora più volumizzate. E poi in piccole sezioni li arriccio così. La piastra che sto usando oggi, tra l'altro, è di Diego Dalla Palma. La temperatura è regolabile, grazie al cielo. Detesto le piastre che non hanno temperature regolabili, perché non posso usare il massimo della temperatura, che sarebbe di solito 200-220. A me bastano 160, perché comunque, cioè, ho i capelli super lisci e non ne ho tantissimissimi, ovvero sono sottili, quindi non devo usare temperature altissime. Smuovo un po' i capelli così non sono più troppo definiti i boccoli, perché non è un effetto che mi piace. A volte li spazzolo un po'. A questo punto applicherei la lacca, ma visto che l'abbiamo spruzzata già in abbondanza prima, ma insomma, male non fa, direi. Ho le idee molto chiare, come vedete. Che altrimenti in realtà non mi durano niente, cioè ci posso fare nulla. Ok, forse per una serata resistono. E sostanzialmente quando mi vedete con i capelli arricciati, con queste onde un po' incasinate, così volutamente, un po' no, questo è tutto quello che faccio, insomma. Uso la piastra, arriccio i capelli e poi li fisso per bene. Questo è quanto. Se riuscite ancora a vedere un po' di onda, un po' di riccio, evidentemente li ho appena fatti, perché il giorno dopo sono già di nuovo lisci. Comunque, questo è un altro look che mi chiedete spessissimo e sta molto molto bene, anche se avete i capelli ancora un pochino più corti. In realtà posso spruzzare ancora un po' del mio shampoo secco per dargli ancora un po' di volume e diventano super super voluminosi, cosa che amo, ragazzi, amo. E poi un altro esperimento che voglio fare è andare a... Allora, intanto leggo i capelli più in alto possibile, una coda super 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 alta. Stringo anche qua più che posso. Poi porto i capelli davanti e non so se funzionerà su di me questo hairstyle, ma ci proviamo. Con le forcine vado a fermare un po', ho creato una specie di frangia alla fine, con le forcine vado a fermare il tutto. Ok, il risultato dovrebbe essere circa questo, forse dovrei arricciarli ancora un di più i capelli davanti, ma questo devo dire, boh, non lo so, non mi fa impazzire, ragazzi, preferisco gli altri. L'ho visto online e sembrava molto carino sulla ragazza, ma su di me sinceramente un grosso ni, più no che sì, direi. Che cosa ne dite voi? Boh, non lo so, mi sembra strano. Non mi sconfifero tantissimo, devo essere sincera. Sì, forse arricciando questi capelli. Ho provato ad arricciarli un po', ma è comunque troppo strano, secondo me. Sì. No, non mi ispira tantissimo. Boh, non lo so, giudicate voi, che cosa ne dite? Io lo vedo un po' strano, sinceramente. Boh, non lo so. Comunque, questo è quanto, ragazzi, per il video di oggi. Spero vi siano piaciuti questi hairstyles un po' old style, perché questo è un po' la tipologia di video, questo è un po' la tipologia di video che facevo qualche anno fa, quando mi piaceva sperimentare un sacco con le pettinature. Però, ragazzi, mi manca, specialmente con i capelli corti, secondo me si può giocare un sacco con le pettinature, che sono anche semplici alla fine. Quindi sono... sì, sono contenta di aver finito questo video, fatemi sapere qual è la vostra preferita, mi raccomando, che ci tengo, leggo sempre tutti i vostri commenti. E niente, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!